Oggi sabato, e lo sarà anche domani, il mercato del libero scambio di via Carcano aperto. Ogni fine settimana vi transita quasi un migliaio di persone. C'è chi compra e c'è chi vende e ci sono i vigili urbani che controllano gli ingressi e garantiscono ordine e sicurezza. Lei ha paura a venire qui? No, non ho mai avuto paura, è da una vita che ci vengo. L'associazione Vivi Balun ha vinto un bando comunale fino al 2025, ma ora la legge di riordino della giunta regionale dello scorso 30 marzo ha sancito che questa forma di libero scambio fuori legge, ci sarebbero degrado e oggetti di dubbia provenienza. Secondo noi no, in questo luogo c'è un regolamento con delle regole molto rigide. Dopo la notizia che la giunta regionale vuole chiudere il mercatino, oggi si è tenuto un primo presidio di protesta. L'associazione Vivi Balun difende la propria creatura. Siamo l'unico mercato che non pesa sulle casse comunali, dice. Noi non siamo un costo, ma anzi noi paghiamo il plateatico alla città di Torino, che sono circa 100.000 euro l'anno. Noi paghiamo la Tari. Non soltanto, qui si fa la differenziata, si raccoglie ogni anno una tonnellata di abiti da donare in beneficenza, si aiutano i più fragili ad arrotondare le entrate mensili, spiegano dall'associazione. Facendo il balloon, fatto crescere i quattro figli e se li togliono, come faccio a vivere? Chi avrà più forza legislativa, la legge di riordino oppure il bando comunale? Il braccio di ferro ora è tra regione e comune, il mercatino intanto rimane aperto.